ero a fare un corso di esercizi spirituali a Roma, e mentre facevo questa cosa, lì c'è molto tempo a disposizione per leggere e così via, ho riavuto tra le mani, nella mia lettura spirituale, ho riavuto tra le mani un libro di Joseph Pieper, che è un teologo tedesco, che ha scritto un libro, quattro libri, uno per ogni virtù cardinale. E uno di questo libro era l'ambito della temperanza. Ho avuto nelle mani il libro della temperanza, me lo sono riletto. Sapete come quando accadono alcune cose, no? Cioè, adesso decido di scrivere il libro, definitivamente, perché lui mi ha dato la luce e la risposta a una serie di cose. L'uomo che nella sua caparbia sregolatezza si accanisce a voler cercare nell'ambizione o nel piacere il suo supremo acquietamento o compimento, cioè la sua realizzazione, cammina a grandi passi sulla strada della disperazione. In sostanza, non è nel possedere danaro, non è nel possedere tutte le donne di questo mondo, non è uomo, non è nel possedere ricchezze, case, appartamenti, l'ultimo SUV lanciatissimo, non è qui che l'uomo trova il suo appagamento, è in qualche altro posto. Allora, chi ci ha portati a dire che io tanto sono importante quanto più ho, oppure se non ho nulla non sono nessuno, invece che pensare che quanto più sono uomo, più realmente mi realizzo, cioè sono, quindi essere anziché avere. Quindi in realtà questa cultura dice, la cultura del PIL, dice che dobbiamo scambiare tutto con transazioni in denaro. La figlia al papà di 46 anni, ma più spedale in età, dice: papà, e perché non sei tu ad aiutare la nonna a te stessi e lo fai fare ad un'estranea? Ma, beh, di questi esempi, queste sorelle, ne potremmo trovare a tutti. È evidente, insomma, la lezione che la figlia sta dando al padre e tutta una serie di altre cose legate, trovare esempi di questo tipo, ma ce ne abbiamo di belle, di cose di crude sotto tutti i punti di vista. Allora io direi di concludere questa prima parte, poi apriamo il dibattito.